Buongiorno a tutti, eccoci qui in diretta, sono le 12:31 minuti in questo istante, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è giovedì 3 maggio e oggi è la giornata mondiale per la libertà di stampa. E allora abbiamo deciso che insomma, nonostante noi si parli di Milano, città metropolitana, comunque siamo un organo di informazione, siamo una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano, abbiamo sempre a che fare con colleghi giornalisti, cerchiamo sempre insomma di dare in maniera più pulita e veloce le notizie sulla città di Milano, quindi insomma facciamo del giornalismo e volevamo capire un po', a parte le solite classifiche, no? Dove è messa l'Italia, dove non è messa, ma non è tanto quello importante, è capire davvero dove sta andando però la professione del giornalista, dove sta funzionando o meno il giornalismo in Italia. E lo facciamo con una persona molto importante e interessante. Il nostro ospite di oggi è Francesco Facchini, giornalista ma soprattutto presidente di Italian Mojo. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a te Fabio e a tutti i nostri spettatori. Buongiorno a Milano All News. Allora, dicevo appunto, Francesco è giornalista da ormai decenni, non sappiamo più, non sappiamo più di quando è il primo bollino sul tesserino, per intenderci. Ma soprattutto, insomma, un giornalista che non ha mai smesso di stare al passo coi tempi, verrebbe da dire. Anzi, a un certo punto ha detto, sai che c'è? Io i tempi li anticipo anche. E hai iniziato una ricerca che poi ti ha portato appunto a diventare poi presidente di un'associazione in quello che viene chiamato mobile journalism, giusto? Già, esatto. Allora, il mobile journalism ha molto a che fare con la libertà di stampa, visto che noi parliamo della giornata mondiale della Freedom of Press, diciamo, della libertà di stampa. Perché? Perché il mobile journalism è quella disciplina, quella cultura che porta avanti il rinnovamento della professione giornalistica proprio a partire da questo aggeggio che noi abbiamo tra le mani tutti i giorni e che guardiamo dalle 150 alle 200 volte al giorno. Perché fa rima con la libertà di stampa? Perché grazie al mobile, questa cultura che ha rotto un po' i canoni della produzione dei video anche nei grandi network come BBC, CNN, i network del Nord Europa, NHR, e i network svedesi, norvegesi, ma anche in giro per il mondo, in altre redazioni importanti, dall'Australia all'India, ha permesso questa filosofia, questa cultura di far lavorare dei colleghi giornalisti anche in Medio Oriente, in zone complicate, con una maggiore, diciamo, sicurezza e con una maggiore possibilità di raccontarci la verità. Oltretutto noi, per il beneficio che ci danno di essere i nostri occhi anche in zone come la Siria, in zone praticamente inaccessibili, abbiamo imparato ad avere a che fare con i contenuti che arrivano dai telefonini delle persone, quelli cosiddetti user generated contents. Quindi il giornalismo è entrato in contatto molto con il telefonino e anche la libertà di stampa concerne molto il rapporto col telefonino, perché il telefonino dà la possibilità a giornalisti che svolgono il loro lavoro in zone complicate di essere più liberi e meno, diciamo, colpibili. Tu hai detto giustamente, però siamo anche stati abituati ultimamente a vedere, a usufruire di contenuti creati, diciamo, dagli utenti, no? Quei famosi user generated content. Questo però non è giornalismo, questo è semplicemente la fortuna o sfortuna di trovarsi in un certo posto, avere in mano un cellulare e fare la foto, il video di quello che sta succedendo. Certo. Anzi, ti faccio una domanda provocatoria: non è forse proprio questo invece un pericolo a quel punto per il giornalismo? No, non lo è, semplicemente perché il giornalismo ha la funzione di aggregare questi contenuti e farli diventare notizia. Cioè, il ruolo del giornalista in questo momento, nonostante la tecnologia, nonostante gli attrezzi, è quello di raccontare la realtà in modi e in contesti diversi da prima. Mentre prima ero produttore di un messaggio che andava da chi produceva il medium a chi lo leggeva o lo guardava nel caso della televisione, adesso le comunità e le possibilità che ci danno i social sono possibilità che fanno in modo che il giornalismo sia una conversazione, per cui noi giornalisti abbiamo cominciato a dover fare i conti con i contenuti che arrivano, ma a doverli anche, questo è necessario essere giornalisti per farlo, a doverli anche esaminare, esaminarne la provenienza, le fonti, fare in modo
di capire che non siano un fake, un falso, e riproporre alla società e alle persone nella maniera più corretta, più accessibile per tutti. Hai parlato di Siria, Afghanistan. So che nel movimento del mobile journalism tu sei in contatto con giornalisti del Sudan, del Sudafrica. Ci Assolutamente. sono dei grandissimi comunicatori che stanno portando in giro per il mondo questa quasi religione, sembra a volte. Sembra quasi una religione a un certo punto, perché diventa veramente un credo in una possibilità nuova, Sì, è forse, ecco. un po' necessario che sia un po' un consesso che si sta tagliando una definizione diversa, ma questo è semplicemente il nuovo giornalismo. Ok. Cioè, è un po' una nuova religione giornalistica per differenziarsi dal modo classico di fare il Ecco, giornalismo, ma questo è semplicemente il giornalismo di oggi e anche il di domani, domani. ecco. Mi hai disegnato appunto una mappa bellissima di tutto il mondo, non mi hai mai citato però l'Italia o Milano. Ti dico una cosa molto semplice: l'Italia non è un paese democratico e la stampa in Italia non è libera. Semplicissimo. Per un motivo molto semplice, perché lo strabordare del potere economico e politico nei gruppi editoriali e il gestire in senso economico o di marketing o legato all'advertising i media ha fatto in modo che i media divenissero dei consessi, delle organizzazioni adatte a servire delle comunità di riferimento e non fossero più libere. In Italia la stampa non è libera, perché risponde a un padrone in maniera molto falsa, dandosi l'etichetta di chi invece non risponde ad alcun padrone. E dico una cosa in più: noi siamo su Facebook. Un'altra delle cose che rendono non libera questa nazione è il rimbalzo che c'è all'interno di certe comunità. Quello che voglio dire è anche che la libertà di stampa è un problema di tutti, non è un problema di cui possiamo strafregarci, perché la libertà di stampa è la libertà di un paese. Se sono liberi coloro che possono raccontare la realtà che cambia, è libero il paese. Ma in un paese nel quale, ve lo dico molto chiaramente guardando la camera come fa Brunetta quando parla al TG1, l'82% dei giornalisti italiani guadagna meno di 10.000 euro in un anno e la media con cui viene pagato un articolo è tra gli 8, i 7, i 9, i 10 euro ad articolo. No. Questo non è un paese libero, questo è un paese morto, senza spina dorsale della democrazia, senza la spina dorsale di cui ha bisogno un sistema sociale per raccontarsi nella maniera giusta. Aggiungo anche questo, che se noi vogliamo continuare a farci bastare quello che le comunità autoreferenziali, simili a noi, della timeline di Facebook o Twitter ci fanno, ci propinano tutti i giorni, noi non siamo liberi. Quello che vi Come possiamo fare a consiglio, liberarci? c'è una cosa molto semplice che potete fare, possiamo fare tutti quanti per liberarci e per avere una stampa libera. La vostra comunità di Facebook è di 200, 700, 500, 900 amici, non accettate più amicizie da persone che hanno molti amici in comune con voi. Perché? Perché così amplierete la vostra comunità e vi arriveranno nei social, che sono come dire, strumenti importantissimi per la nostra Tu vita, stai dicendo che che anzi è fanno la male. nostra vita reale. Tu stai parlando molto bene, anzi tu lo usi molto, Io i social, sono un uomo che è Facebook, completamente Twitter, so arenato dal che. punto di vista professionale e personale grazie ai social, ma di questi social dobbiamo parlare nel momento in cui hanno delle comunità che, siccome sono autoreferenziali, ci fanno recapitare addosso solo persone che la pensano come noi, opinioni come la nostra, culture come la nostra, pelli come la nostra, stati come il nostro. No, allora io vi dico. Il social è il posto della libertà se voi costantemente allargate il confine dei vostri ambiti comunitari. D'ora in poi accettate solo le amicizie o cercate le amicizie che hanno pochi link con voi. Io, quelli che hanno 130 amici in comune con me, non li voglio. Non li Vai, voglio. mi tengono la rubrica del telefono, diciamo quelli. Sì, Sono esatto, amici perché già. sono probabilmente nella mia rubrica del telefono. Quindi, che cosa devo avere? Fabio Ranfi nella mia comunità che vedo tutti i giorni, che peraltro c'è,
Ma mi sta di fianco tutti i giorni? Oppure Mohamed Hisham, giornalista del Sudan, che mi racconta di una sua realtà, mi chiede aiuto, scambia aiuto con me e mi fa ampliare la mia rete delle possibilità umane, personali e professionali? Fatevi questa domanda e datevi una risposta. Anche questa è libertà di stampa, cioè è libertà della stampa. Verrebbe da dire che poi, insomma, noi siamo un paese che ha sempre seguito un po' il mito dell'America, no? Siamo sempre stati un po' affascinati dal mito dell'America. 52esimo stato americano. Tant'è che, appunto, nell'ultimo report di Reporter Senza Frontiere, nella classifica dei paesi con più o meno libertà di stampa, noi ci collochiamo al 46esimo posto, subito dietro gli Stati Uniti d'America, al 45esimo posto. Quindi, insomma, siamo riusciti a diventare come loro, sembrerebbe da dire, quasi, sì, a un certo punto. Però in realtà tu mi porti spesso storie di persone che invece, anche negli Stati Uniti d'America, così, insomma, innovazione si riesce a fare e si cerca di trovare delle altre soluzioni al giornalismo classico, quello che appunto vediamo tutti i giorni noi. Sì, sì, ce ne sono proprio sui social. Io ribadisco l'importanza dello strumento sociale, ma l'importanza dello strumento social che noi dominiamo, non dal quale ci facciamo dominare. E perché ho parlato di libertà di stampa e di social? Semplicissimo, perché Facebook, Twitter, Instagram sono i più importanti medium che abbiamo, cioè sono produttori di contenuti, e il contenuto nella fattispecie siamo noi. Per cui, come dire, ecco, su questo si apre proprio un capitolo, allora, che, insomma, adesso senza entrare nei dettagli di quello che è stato Cambridge Analytica e tutto il problema anche dei dati che, insomma, sono stati anche forse anche la stessa Facebook in realtà un po' truffata da chi doveva utilizzare i propri strumenti, ecco. Però il dato c'è: noi diamo dei nostri contenuti, dei nostri dati a un colosso mondiale, con cui questo colosso poi crea, fa indotto, fa soldi, a lui non torna neanche un centesimo. È giusto? Non è giusto? È normale, perché, diciamo, è il nostro prezzo da pagare per usare Facebook? O c'è da pensare che magari questa tendenza dovrà cambiare? No, deve cambiare. Ma lo sa anche Facebook stessa che deve cambiare, perché noi, se siamo il contenuto, non possiamo più accontentarci di prendere qualche centesimo di un programmino per cellulare che ci viene regalato, quando quello che c'è dentro di importante siamo noi. Dobbiamo allora fare, diciamo, un'attenta valutazione di quello che è, come dire, quello che noi diamo a Facebook e perché lo diamo, e quello che Facebook dovrebbe tornarci indietro. Tanto per dirti, il programma Watch, che è questo programma in cui negli Stati Uniti Facebook ha fatto una timeline, cioè una, proprio una home page nuova, e fa vedere gli show più interessanti, tra cui Humans of New York, Nas Daily e quant'altro, restituisce il 55% degli introiti pubblicitari a chi lo produce. Ecco, vuol dire che Facebook ha già capito che non potrà fare a meno di noi. Ma se Facebook l'ha capito, noi, dominando diversamente l'approccio a questo medium, potremo, come dire, farglielo capire di più. Cioè, un'altra delle cose di cui bisogna parlare nella giornata mondiale della libertà di stampa è: sì, e la rete è libera? Perché secondo me no, perché è in mano a 6-7 aziende che sono tra le aziende che hanno maggior capitalizzazione al mondo, talmente tanta capitalizzazione che hanno sostituito le 7 sorelle, quelle del petrolio. Okay? Cioè, l'azienda che ha più capitalizzazione al mondo è Amazon, e la seconda è Alphabet. Sì, e parliamo di soldi. Alphabet è la finanziaria che possiede Google. Nel caso di Amazon parliamo anche soldi liquidi, nel caso di Apple parliamo di soldi liquidi. Liquidi. Cioè, neanche di dire futures, bond, cose strane. No, parliamo di soldi liquidi. E stante questa cosa, nel gioco economico, sarà il caso, e lo diceva anche il presidente Galimberti nell'ultima delle nostre Milano Storytelling Nights, che è stato organizzato proprio in collaborazione con Italian Moio, che presiedo, sarà il caso che in questo gioco i vari produttori di media ridistribuiscano i loro proventi anche ai media tradizionali e li facciano entrare in un circolo virtuoso che deve essere diverso da così. Perché non è possibile che
Il Sole 24 Ore, lui faceva questo esempio: faccia una certa cosa, produca un certo database, faccia certi contenuti e guadagni uno, e Facebook con quegli stessi contenuti guadagni 10. No, devono guadagnare 5 tutte e due. Dobbiamo parlare anche di questi problemi nella giornata della libertà di stampa, anche se colpiscono di più e hanno tutto il nostro grande rispetto, eventi tragici come la strage di Kabul, che ha visto Sicuramente. l'uccisione di 10 colleghi, e che è uno dei tanti eventi che si susseguono e che noi spesso non guardiamo come se fosse un imprevisto del mestiere. Ma ogni volta che muore un giornalista che cerca di dire la verità, muore una parte di noi. Ah, poi insomma, in questo caso proprio è forse anche una delle prime volte in cui proprio l'attacco era diretto e volontariamente diretto a questo gruppo di giornalisti, quindi proprio era un Sì, attacco era un diretto attacco alla, mirato. diciamo, se non alla libertà di stampa, comunque alla, al nostro essere comunque sempre in attesa e avere le antenne tirate su certe zone di guerra, insomma, ci hanno fatto capire che forse sarebbe, secondo loro sarebbe meglio non dare più in quei posti a raccontare la verità. Insomma, è uno degli attacchi più brutti degli ultimi anni, proprio perché appunto colpisce dei colleghi direttamente. Sì. Ricordiamo, uno dei kamikaze era in mezzo ai colleghi, Sì. mischiatosi e fintosi reporter anch'esso, quindi insomma, Sì, a livello di premeditazione di un'organizzazione Era proprio, assoluta, non era quindi il giornalista che per stato caso finisce in una mirato. situazione, ma proprio mirato. Giornalista, appunto, diciamo, però, soprattutto, non so se soprattutto, anzi, tu che sei in contatto con tanto il mondo, soprattutto in Italia stanno vivendo un momento di smarrimento, o comunque, diciamo, lo smarrimento globale, e poi beh, noi siamo più bravi come sempre a lamentarci. No, allora non sta vivendo i media, il giornalismo, i giornalismi non stanno vivendo un momento di crisi solo in Italia, ma in tutta Europa, in tutto il mondo. Quello che mi viene da dire è che noi di Italia Moio, che Spiegaci bene cos'è diciamo Italia Mojo, infatti, portiamo spiegaci bene avanti, è come. Soprattutto un'associazione, perché Italia Mojo, cosa, Mojo, Italian perché. Mobile Journalism, Ok. Yo. Mobile Journalism. È un'associazione che porta avanti la diffusione della cultura, della produzione e del rinnovamento della figura professionale del giornalista con la produzione di contenuti soltanto attraverso lo smartphone. Abbiamo parlato all'inizio di questa nostra chiacchierata dello smartphone come strumento di libertà per i giornalisti. Pensate solo, in un ambiente di guerra, avere uno smartphone o avere una Betacam, no? Fa diventare uno che ha una Betacam modello di quelle della Rai è un bersaglio, uno che ha uno smartphone è uno in mezzo alla folla, e questo è molto importante, proprio in ambienti in cui la libertà di stampa non c'è. Noi stiamo promulgando, diciamo, incominciando a far conoscere questa cultura che ha un'importante comunità di diffusione anche a Roma, che in Italia si sta rafforzando, ha avuto anche delle esperienze in alcuni corsi universitari in cui sono stati fatti dei corsi verticali di diciamo, fondamenti di mobile journalism, per dare modo ai giornalisti di comprendere che c'è anche una possibilità di fare contenuti importanti, video, audio, testi e video, reportage interi multimediali con il solo telefono. E con le applicazioni, l'hardware e il software, che è arrivato a un livello molto molto alto, tanto che l'ultimo film di Steven Soderbergh, che si chiama Unsane, che uscirà il 19 di giugno in Italia, è stato girato totalmente con telefonini come questo. Quindi Appunto, è interessante questa cosa, cioè da una parte la tecnologia ormai è disponibile, ci può portare a fare qualsiasi cosa, con uno smartphone possiamo fare dirette da qualsiasi parte del mondo a un costo ormai irrisorio, senza neanche dover prendere l'ultimo modello, mi viene da dire, no? sì. Dall'altra forse allora c'è bisogno, mi viene da dire Francesco, che i giornalisti capiscono sempre di più che quello è lo strumento, che non è un vezzo o qualcosa, ma è proprio cioè è quello da usare, è la nuova macchina da scrivere. Sì, e non facciano il peccato capitale di sottostimarlo, perché non è la cosetta con cui fai le cose quando non hai la telecamera figa. No, è proprio una macchina da presa professionale, una macchina di montaggio professionale. E, diciamo, noi abbiamo anche dei contatti con i produttori di queste applicazioni, con i produttori di questi straordinari software per il cellulare, che io chiamo software perché non sono più neanche app, sono proprio delle
editing tool. Ieri stavamo lavorando su una di queste editing tool e tu hai detto sembra proprio come il Sì, programma un che c'è nel programma, mio immagino gli computer, effetti. no? E siccome siamo a questo livello qua, sottostimare questa cultura vuol dire ricacciarsi nel loop di chi invece di abbracciare e agevolare il cambiamento si ritrae nelle sue convinzioni e aspetta che il Titanic con la musichetta che suona vada a infrangersi contro l'iceberg. Ecco, il giornalismo di adesso, se non cambia, è destinato a morire o, come dico io di solito quando mi presento davanti ai miei alunni e ai miei studenti, il giornalismo è già morto perché si è suicidato proprio per questo, per la sua capacità di essere. Come dire, di autoconservare il proprio status quo senza pensare che l'unica maniera per sopravvivere è cambiare totalmente. Come si può quindi cambiare? Ti chiedo, siamo quasi in chiusura, e poi se ci racconti appunto un po', c'è anche le coordinate di Italia Moio e capire appunto ciò che ci siete dei corsi, ci saranno dei corsi a breve. Ma guarda, adesso diciamo, stiamo ridefinendo proprio in queste ore il nostro percorso e quindi ve lo faremo sapere dettagliatamente nelle prossime ore, credo entro la giornata, se andrete su italiamoio.it, che è il nostro sito. Ci sono molte iniziative, ci sono molte possibilità, soprattutto quello che mi preme è di dire che, se ci sono colleghi all'ascolto, che a 36 euro all'anno per la prima iscrizione, a 30 euro per le successive e a 18 euro se si è uno studente, un under 26, si può aiutare questo movimento a crescere e accedere a tutte le attività sociali, tra quali anche abbiamo dei rapporti di, come dire, di buoni uffici anche con delle aziende per avere degli sconti su dei materiali. Voglio dire anche che per gli studenti tutti i corsi, tutte le iniziative che faremo e che facciamo sono al 50%, perché noi crediamo molto nella necessità che siano le nuove generazioni ad aiutarci ad abbracciare questo e a sviluppare questo cambiamento. Devo dirvi, proprio in via ufficiale che stiamo proprio sviluppando in queste ore alcuni cambiamenti che vi faremo sapere e mi viene da annunciarvi che il vero evento di Italia Moio nei prossimi 2 mesi sarà il corso che faremo sotto l'egida dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, che ci è molto vicino, anzi noi siamo vicino all'istituzione, che è un corso di formazione professionale per i giornalisti sul mobile journalism e sul brand journalism come opportunità di lavoro e ci si può già iscrivere Quando sulla sarà? piattaforma SIGEF, che è quella a cui ci si Quando e dove iscrive. si terrà? Allo IULM il 19 di giugno, credo dalle 9 alle 13, nell'aula dei 146. Sarà un evento anche di carattere deontologico e quindi darà la possibilità di avere addirittura 6 crediti di formazione Sappiamo professionale. quanto per i colleghi questo sia Sì, è importante. importante, ma non è la sola cosa importante. È No, no. molto più importante associarsi a Italia Moio appunto per darci uno strumento in più In più per per poter. difendere la libertà di stampa, anche la nostra libertà, perché non è che noi abbiamo visto dal caso Spada, Ah, no. dall'ex ministro che ha preso a schiaffi un inviato, non è che noi siamo meno minacciati di quelli che stanno in Afghanistan, anzi forse siamo più sottilmente minacciati e più continuamente minacciati rispetto a quelli che Messaggio. stanno in Afghanistan. Sapete perché? Perché in Afghanistan c'è la guerra. Qui c'è una guerra strisciante, latente, che è fatta di costumi, per cui il giornalista è un deficiente, il giornalista è fazioso, il Impostore. giornalista è un impostore, il giornalista non dice la verità, il giornalista è un venduto. Non è vero, non è vero, è quello che vogliono farvi credere. E attenzione che la democrazia è molto più minacciata in posti come questo, piuttosto che in posti come l'Afghanistan, dove sappiamo che non c'è. Dove non c'è, quindi va solo ricostruito tutto là. Francesco, Esatto. io davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. Ci rivediamo quindi su italianmojo.it, dove si possono trovare tutte le iniziative. So che c'è anche la pagina Facebook, quindi sotto la diretta qui troverete i tag alla pagina Facebook, tutto, insomma, c'è Italia Mojo è presente ovunque, c'è anche un gruppo volendo dove ci si può iscrivere. È importante perché si può avere un'alternativa.
a una professione se già la state facendo, quindi se siete dei giornalisti potete trovare un modo per implementare, per migliorare ancora di più la vostra professione, e se invece siete volenterosi di diventare giornalisti, beh, meglio partire dal domani che partire dallo ieri, mi viene da dire, no? Quindi, sì, insomma, sì. Meglio partire già con un piede avanti. Io davvero grazie mille, Francesco, per essere qui con noi. Ci vediamo presto. Grazie a te, Fabio, per avermi ospitato, e grazie a chi ci ha seguito, anche a Cristina Ferrero, che ringraziamo per averci dato questo commento che dice: è vero, ampliamo i nostri orizzonti per essere più liberi. Grazie, per essere Cristina, più liberi, è vero. Cristina che ci segue da Alba, quindi la ringraziamo, e tanti altri che hanno scritto. Ringrazio Marco Caracci, Stella Buona Volontà, Danilo, Sabrina, insomma molti che ci hanno seguito e ci hanno scritto in diretta. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo oggi alle ore 18 con l'informazione di Milano News, e Domani Milano torna invece domani alle 12.30 sempre qua in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto. Buona giornata.